I'ma shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. They wanna see me slow down, but I never do it. So I'ma hit you with the shovel like I'm giving to ya. Finalmente avevo raggiunto sta soglia dei 500 su Telegram, perché mi ero rotto le palle di sta soglia di Beyerin, scarta Beyerin. Allora, dovete sapere una cosa: che io non ho mai acconsentito allo scartare Beyerin. È una cosa che hanno deciso i Brainless senza il mio consenso. Quindi, voglio venirvi incontro, perché io Beyerin non lo voglio scartare. Però, siccome voglio venire incontro a tutti voi, farò una cosa: farò un video sul mio canale dove sfiderò ciascun membro dei Brainless su FIFA. Nel caso in cui dovessi vincere tutte le sfide, nel senso è una partita normalissima, quindi io contro Seppi, contro il Green, contro Foolish e contro Gaz, se dovessi vincerle tutte, io potrò tenere Beyerin. Nel caso in cui perdessi una partita, il video si interromperà lì e io scarterò Beyerin Tots. Semplice, conciso. Quindi chi mi batte ha l'onore di farmi scartare Beyerin. Guardate che cosa incredibile. Però adesso l'aggiungo io una penitenza: chi perde dovrà scartare il suo peggiore in campo. Quindi se io dovessi perdere una partita per adesso contro Foolish, cosa impossibile, io dovrò scartare sia Beyerin Tots sia il mio peggiore in campo. Ma se Foolish perderà, se Foolish perderà, dovrà scartare il suo peggiore in campo. Così vale lo stesso per tutti gli altri membri dei Brainless. Quindi ragazzi, la mia richiesta è questa: se volete che io scarti Beyerin, questa è la mia richiesta, altrimenti vi attaccate al ca e Beyerin non lo scarto. E vamos! E signori, eccolo qui il mio primo sfidante. Ho deciso di partire da lui perché è il più piccoletto della crew, quindi devo per forza partire da lui. Ragazzi, il primo è Seppi. Ciao! Vabbè, lo vedete perché è piccolo, c'ha la voce ancora da bambino. Signori, io sto cagato in mano. Ecco la sua squadra, vediamola. Attenzione, incredibile, eccezionale. Beyerin. Oh. Allora, ovviamente io ho messo Beyerin, ragazzi, perché voglio godermelo. Hai visto chi c'è? Centrale di centrocampo nei miei? Vaffanculo. Ragazzi, ci siamo. Partiamo e dillo tu, dai. E vamos. Attenzione, no, subito, Quadrado. Penso si possa andare supplementari. Oh, subito! Rigore! Subito rigore! Allora, io non so se chi mi segue da tanto sa che la prima sfida che abbiamo fatto, no, la seconda che abbiamo fatto con Seppi, dov'era? Spiegatemelo. Ho avuto tipo 4 rigori a favore. E io, guarda chi lo faccio battere. Guarda Bastardo. Un po'. Guarda un po'. Attenzione a Beyerin. Beyerin. Dai, rifacciamoci. Eccolo il pipita. Ma vabbè. Attenzione al contropiede. Salà. Momo, gol! Momo, Seppi, dica qualcosa. Non parla, signori, subito 1-0, Salà. Ma cos'è? Marchisio che ruba palla a Marchisio, incredibile, eccezionale. Mertens, no, gol, Mertens! Spiegate cosa fanno i miei, non lo so. Grandissimo, 2-0, vabbè. Dai, Seppi, quitta. Cosa ha fatto Marchisio e soprattutto cosa ha fatto Mattia Perin. Meno male che devo scartare lui perché è il peggiore in campo. Oh! Grande Perin! No, è fuori gioco. Regolare! Ah. Vabbè, ma che cazzo hai tirato? Sono. Ma che filtrante! Lo spogliatoio di The Giant. Ma che filtrante! Beyerin, intanto Perin. Perin, devi farla entrare, che devi essere il peggiore in campo. Vabbè, allora sei tu, fratello mio, sei tu! Gol! Grande Perin, numero uno. Attenzione, no, questo buco. Vai, Alex! Perin! chi mi hai ammazzato? Guardalo come fa l'oso. Ah, è vero. Guardalo come fa l'oso. Ti devo rompere i giocatori per la prossima sfida. Finisce. Abbiamo vinto contro Seppi. Adesso il prossimo avversario sarà il Green. Quindi Seppi dovrà scartare Gulam. Immagino. Oddio, no, perché Gulam? Perché? Ringrazio Seppi per aver perso, per avermi lasciato un po' di speranza, per trattenere quel Beyerin Tots che ho fatto tanto per trovare. Quindi ringraziamo Seppi, ci rivediamo presto. E non ti preoccupare, è solo una tattica, ti faremo perdere all'ultima così soffri un po' di più. Va bene ragazzi, prossimo avversario subito. Ed eccoci qui signori con la seconda partita. Dopo il Brainless più piccolo del gruppo, tocca al Brainless più grande del gruppo. Incredibile, e non ho detto vecchio perché lo rispetto. Ragazzi, bravo. Siamo col Green Aka Otamendi. Qualità buona
sera, pomeriggio, quello che è, a tutti quanti. Guarda questo che formazione che c'ha. Da bimbo minchia con Dybala COC. Beierin da mettere. Ragazzi, lui ha Pjanic. Io ho paura di quel Pjanic. L'ho messo apposta. Ci siamo, partiamo. Dillo tu, dai, ti lascio. E vamos! E vamos! Ragazzi, lui pensa che io abbia perso con Seppi, ma non sa che io con Seppi ho vinto 3-0. Puta merda! Cazzo! Subito, non è fallo. Non è fallo mai. No. Un brunone. No. Ah! Ma dai! No, non mi piace. No! Cazzo fa Perin? Pjanic. Corri quadrato. Vai. Oh, guarda che merda come aspetta! No, vaffanculo. Vabbè. Cazzo. Vai. Quadra. Ma dai! Oh! No! Non ci credo. Dai. Bellissima! Ah! Dentro! Non sbagliate! Il culo! Gonzalo! È il pipita! Ah! Dybala a giro da fuori! No! No! È in bambola, è in bambola! È in Barbie! Tira! Che cazzo fa? Andanovic che vola da solo. Non possono sbagliarmi tutti i passaggi del mondo, cazzo. Vai Stefan. Ste Higuain. Puttana. Higuain, bellissimo. No, che cazzo ha preso? Le quaglia. No. Perin. No. Koulibaly. No. Oddio, al Piol. Al Piol. Puttana. Dai, che ha sbagliato. Ma vai, Mona. Dai, Dybala, ma fai qualcosa. Oddio. Dybala. No, sei un idiota. È una macum. Oddio! Ma basta! Ma perché queste puttanate? Chi ti dà tutti quei soldi? Stefano! Occhio alla Nainggolan, al tiro di Raja. Occhio al tiro di Raja. Occhio! Bellissimo! Gol! Puttana di una puttana! Sei una puttana, Giorgio. Sei una lurida puttana. Con sicurezza. Cazzo, adesso ne faccio 3 in 2 minuti. No. Koulibaly. Sì, ma cazzo, ma i miei dormono in piedi, figa. Occhio. Paolo! Ehi, calma qua, Dai, Zapata. Che ce l'hai più duro? Corri, Heidi. Heidi! Che tiro di merda! E basta! Arbitro, la fischi! Posso mandarti amorevolmente a fare in culo? Neanche un gol sono riuscito a fare. Signori, 5 gol fatti e 0 subiti in 2 partite. Questo è il riepilogo. Basta, chiudo il canale adesso, basta, mi dichiudo proprio. Ma l'hai appena riaperto. Va bene ragazzi, dopo il green toccherà al buon Foolish. Vediamo un po' come andrà. Io ringrazio Green per avermi fatto vincere. Sono 50 euro solo a gol, per ogni gol che fai, più ogni intervento che ha fatto Andanovic in uscita, sono 1500 euro. Che era tanto per dare un po' di animosità alla partita. Bene, il video non uscirà mai, scapperò Beierin direttamente. Va bene ragazzi, passate dal canale del Green come sempre sotto in descrizione, come tutti gli altri canali dei Brainless. Quindi passiamo alla prossima partita contro Foolish, sperando che tu perda. Oppure anzi io la metto qua: Foolish vince, scarti Beierin, poi giochi contro Gaz, perdi anche contro di lui, compri un altro Beierin e scarti anche quello. Mi pare una cosa abbastanza giusta da fare, cosa dici? Va bene ragazzi, salutiamo il Green e ci vediamo contro Foolish. Bello. Eccoci signori, dopo aver battuto il green, perché forse Foolish non sa che io ho battuto il green. No, l'ho imparato adesso in effetti. Siamo qui contro Foolish ragazzi. Intanto vediamo qui in anteprima la sua bellissima maglietta Arlecchino. Che non si capisce. Non è la mia. Io ho comprato la maglia della Roma per far segnare Pjanic falso 9, appositamente per fargli un dispetto, e viene fuori questa cosa. Ecco, andiamo subito a vedere il suo Pjanic messo proprio lì, falso 9, proprio per, capito, per farmi andare in culo di più di quanto già non sia andato in culo. E c'ha tra l'altro anche Felipe Anderson. Vabbè, è uguale, dai. Ci siamo, partiamo e bam! Guarda, ma io davvero questa maglia? Ma perché io ho comprato quella della Roma? Cos'è sta cosa? È bruttissima! Guardalo com'è sbrilluccicante! Mamma mia, ma è bellissima! Però occhio a Dybala!
Però occhio a Dybala, al suo Dybala può far male. Perin cosa ha preso? Cosa ha preso? Mattione, guardalo. Vai. Ah, che Dybala! Perin. È illegale. Vai, Quadrazio. Quadrazio. Oh, oh. Oh, cavallo. Oh. Togliti! Ma dai, colpirla! Bravo, Gulam. Con la finta di merda, Gulam. Gulam, mamma mia. Ecco, adesso. E adesso? Odio quella finta. Guarin, ci prova da lì. Guarin, attenzione, c'è Pjanic. Ehi, ehi. E adesso Giotto la pennella. È rosso, questo è rosso. Adesso Giotto la pennella, guarda. Pjanic, Godo, ti tiro, eccolo. Volevi, dai, coglione. Volevi. Perché così? Oh, no, vabbè. No, vabbè. No, no, Raja! No, no. Gol. Gol. Raja, è esploso il microfono. Mamma mia. Mamma mia, perché l'ha messa via lì così di merda? Mamma mia, dove l'ha messa? Boom, dove così, di sinistra, nel set. Va bene. Boom. Basta con sta suola. Ah, è la suola che ti ha fastidio. No, è quella finta dove sei di spalle. È questa. Questa, la odio. Questa. Mi fa girare i coglioni in una maniera assurda. Cos'è? Ma cosa? Ci fate? Guarda. Bella questa palla di merda. Guardalo. Oddio. Via, 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 mi da piangere. Che cazzo ha fatto? Ci prova. Mamma, bella mamma, questa. Mamma. Questa doppia suola mi è piaciuta. Stai, alzati, stai giù così sei due in meno. Alzati, idiota. O chiedi il cambio. No, non ci credo. Non ci credo. Sì, oh, dai, sbagliala. Dai, sbagliala. Sì, per ingrazie. Ma sei tipo in offensiva. Sì, in super. Aspetta un attimo, tiro. Il tiro è gol. Il gol, scusa. Scusa, perdonami, all'85esimo. Scusa, non volevo. Non volevo, Giorgio. Non volevo, Giorgio, scusa. Chi è? Chi è? È Guarin? No, l'eroe nazionale? È Freddy Guarin? E pensa che io adesso rimango in attacco totale perché ti voglio fare gol prima della fine della partita. Aspetta che... Aspetta, aspetta, aspetta. No, dai, oh, non no, può. Che sfortuna, è andata fuori. Mi dispiace. Che cazzo è? Dai, va bene. Prendila, guai a te. Gol, gol, godo, godo, godo. Non ci credo. Godo. Non ci credo. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto, Perin? Godo. Ma io non gli ho detto di uscire. Godo. Io non gli ho detto di uscire. Godo. Dai, non vale. Vale. È salvo, aspetta, non è finita. Non è finita, non è finita, non è finita, non è finita, non finisce qui, non finisce qui, non finisce qui, non finisce qui, sì, finisce qui, non 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 è finita qui, non è mai finita, non finisce, ancora prendi il 2-2 al 90esimo, guarda che gol. Guarda, c'è scriptato al massimo. Ma cosa vuoi? Ma il tuo non lo è. Non gli si toglie. Così non ti si toglieva palla. Non ti si toglieva palla. Non ti si toglieva palla. 2-2. Mi dispiace, stai zitto. Stai non zitto. Ci credo. Giusto così. Ma cosa giusto così? Guarda i tiri. Chi segna vince. Pensa se segna Miralem su assist di Felipe Anderson. A parte che te dovresti giocare in 10, perché non è giusto che tu sei in 1. Ma non esiste, non c'è. Beh, scusa, il golden goal non è che se eri in 1 in meno dopo te lo ridavano il giocatore. Non c'è un'opzione che mi permetta di giocare in 10. Ah, puoi sempre farti espellere il difensore. Aia con di calma. Aia di con calma. Perin, grazie a Dio. No, oh, basta. No, io sto avendo un infarto ogni pallone che tocchi in generale. Oddio. No, no. Ma non l'ass? No. Perché? Perché no. Manolas? Sì, Borja Valero, su Borja Valero vince il mio. Sì, dentro. Ok, no, così, no, così. Sì, appoggiati. No, il tiro! Il godo, palo! Godo, ma no! Godo. Ma no! Ma io non ci credo mai! Non ci credo mai! No, raga, no! Non ce la faccio! Sono troppo tesso! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, tu hai seguito Pjanic perché sapevi che la davo dentro lui e invece ti punisce. Guarda chi ti ha punito. Guarda chi ti ha purgato. Ops, ops, ops. Felipao, meraviglia. Guarda che segui Pjanic. Guarda che segui Pjanic. E poi Felipao. No, non è Felipe. Chi è? Ah, no, è Pereira. Vacca boy, io che speravo che fosse Felipe Anderson. Ci sei? Giorgio? Ciao.
Giorgio? Non ci sono. Giorgio, ciao Giorgio. Avevi vinto al 90esimo, incredibile, la cappella di Perin. Avevi vinto no, tu. Beh, raga. No, Giorgio, mi dispiace tanto. Mi dispiace, sto piangendo io per te. Fai ciao ciao con la manina, Beyerin Toss. Quasi, sono quasi contento che scarto Beyerin, così almeno finisce sta agonia. Ti vorrei abbracciare in questo momento. Ero troppo teso, non riuscivo a giocare. Quanto mi dispiace per questa cosa, mamma mia. Vabbè, se vuoi lo scarto in diretta qui con te. Ma guarda, meglio ancora, sono l'ultimo. E vai. Gazzo non gioco neanche, vaffanculo. Con che morale di merda gioco con Gazzo. Scarta pure. 10.500 crediti. Sappiate che è l'ultima volta che io faccio una cosa del genere. Perché è totalmente inventata da loro e io non lo volevo assolutamente farla. Ragazzi, scrivete qui sotto in descrizione il prossimo giocatore che dovrà scartare di già. No, vaffanculo col cazzo. Vi banno tutti. Poi in descrizione l'ho detto. In descrizione. No, c'ho la X su sì. Ok. Ciao, ciao. Ciao, Beyerin. L'ho scartato. Oddio, l'ho fatto. OMG, l'ho fatto davvero. Quindi? Quindi niente, vaffanculo. Quindi non sei più mio amico. Semmai lo sei stato. Me ne farò una ragione. Basta, chiudiamo il video. Non faccio neanche l'outro finale, vaffanculo. Basta, ciao.